Il primo monitoraggio ambientale accertò la presenza di numerosi agenti contaminanti nella falda della zona industriale di Via Trani alla periferia di Barletta. Con la seconda campagna di indagini nel sottosuolo si è cercato di comprendere le cause dell'inquinamento e quali processi di bonifica sarà possibile avviare per il risanamento della falda. Il monitoraggio è stato eseguito attraverso piezometri e analisi biomolecolari dai tecnici di CNR IRSA, ARPA Puglia e ASLBAT in accordo con Comune, Provincia e Regione. I risultati sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa. Qui abbiamo più hotspot in cui sono presenti sia contaminanti organici clorurati, essenzialmente solventi clorurati tipici di un'area industriale e quindi che possono essere attribuibili a più fonti presenti e del passato, e poi anche una serie di metalli pesanti quali il cromo 6, che è quello che desta maggiore preoccupazione, e poi anche altri, tutta una serie di altri inquinanti. Noi nella seconda fase ci siamo essenzialmente occupati delle tecniche di biorisanamento, quindi come poter bonificare la falda in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi senza creare rifiuti, sostenibile dal punto di vista economico, quindi anche con importi abbastanza esigui, limitati. I tecnici hanno anche analizzato il possibile impatto delle contaminazioni sull'ambiente e la salute umana. I pericoli tutto sommato sono abbastanza limitati perché confinati all'interno di una falda che si articola su 4-5 livelli e la falda è abbastanza lenta, quindi diciamo non ha particolari criticità. Tuttavia è utile in ogni caso intervenire, è utile dare risposte a queste contaminazioni per evitare che ci siano problemi. Quale potrebbe essere lo step successivo? Lo step successivo è sicuramente la bonifica e per la rimozione e la detossificazione di alcuni inquinanti più problematici. Sono per esempio problematici, come dicevo prima, il cromo 6, che richiede delle risposte. Non desta preoccupazione la presenza di manganese. Abbiamo manganese che supera i 50 microgrammi al litro, che è il limite anche delle acque potabili, ma che non supera lo stesso limite del manganese nelle acque minerali. Quindi teoricamente potremmo bere acque minerali che contengono addirittura più manganese della falda di Barletta. Per me questo non è un problema. Alla mappatura delle aziende presenti nella zona industriale di Via Trani hanno risposto in 146 su 368, neanche la metà e non a caso. Ulteriori approfondimenti della Guardia di Finanza hanno rilevato diverse criticità nei cicli produttivi di alcuni stabilimenti, ma accertare chi abbia causato effettivamente le contaminazioni della falda resta un rebus di difficile soluzione. Questo è sicuramente un quesito complesso che ci fa capire e comprendere che in realtà non esiste un inquinatore, ma che probabilmente gli inquinatori sono distribuiti e diffusi sull'intero territorio. Per cui continuare i controlli, il ruolo fondamentale di ARPA in questo, ma anche della cittadinanza, delle associazioni che oggi sono presenti. Occorre tenere gli occhi aperti, essere vigili proprio per evitare e contrastare fenomeni di inquinamento di questo genere.